Bello a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con una review speciale, una delle icone, una delle leggende del calcio che è stata aggiunta quest'anno, proprio Cantona, e l'andremo a analizzare all'interno del gioco. Ho avuto modo di provare la carta in prestito, ovviamente per provarla al meglio servirebbero più partite, però credo sia per quello che ho sentito Diego, che anche lui l'ha provato, da anche Fabio, che pure lui l'ha comprato addirittura, da quello che ho avuto modo di provare io nelle mie partite, credo di essere arrivato a una conclusione se sia valido oppure no. Cantona, e come sempre ragazzi, vi ricordo di scaricarvi l'applicazione di OneFootball, l'applicazione che vi permette di seguire il calcio a 360 gradi, calcio in tutti gli aspetti. Vi lascio il link in descrizione, nei commenti, scaricatelo perché questa applicazione vi permette di seguire tutto, dalle partite in diretta, sapere le notizie della vostra squadra, ricevere notifiche quando si prende gol o si fa gol, essere aggiornati su tutto il mondo, ma anche di esports. Quindi vi invito a scaricarla dal link in descrizione. Come sempre, prima di iniziare a analizzare effettivamente la carta, andiamo a vedere la squadra che ho utilizzato per provarlo. Questa, ragazzi, è la squadra. Una squadra che ci abbiamo costruita sulla base di quello che ho trovato nei pacchetti per iniziare a fare le qualificazioni alle divisioni per ottenere i primi crediti in game. Infatti, ho delle buone carte perché comunque ho utilizzato Pogba, comunque Carrasco non era male. Difensivamente comunque ci poteva anche stare con quel buggatone, però insomma una squadra adattata, Martial e così via. E Cantona all'inizio, poi vi dirò. Guardando le sue statistiche prima di iniziare, vediamo che comunque è veloce perché 86 accelerazione, 88 velocità scatto, non è affatto male. A livello di tiro, mi aspettavo un po' più di finalizzazione visto l'88 di overall complessivo del tiro. Ed è infatti la caratteristica più bassa di tutte le caratteristiche del tiro, quell'85. Invece poi 88 posizionamento, 92 potenza tiro, 87 di tiro da distanza, 93 di tiro al volo e 88 i rigori, che quindi generalmente ci fanno capire che è un ottimo, ottimo tiratore. Magari non il più preciso, ma indubbiamente un ottimo tiratore. Poi a livello di passaggio ha 90 di visione, 87 di cross, 82 di punizioni, 87 di passaggio corto, 84 di passaggio lungo, 88 di curve, che lo rendono comunque uno di quei giocatori offensivi più bravi a passare, a fare assist e a creare situazioni per i propri compagni. Quindi può essere sembra essere sulla carta un ottimo assist man, che è molto importante perché gli permette di poter essere trequartista, da punta, un CS, un CD, in base a come poi riusciremo a utilizzarlo e a come lo vedremo in game, come si comporterà in game. Poi a livello di dribbling ha 87 di agilità, che comunque ci può anche stare, anche perché comunque non sappiamo se il meta di quest'anno richiederà 90 più di velocità, perché 87 comunque non è poco. 85 di balance, quindi un buon equilibrio, 87 reattività, 90 controllo, 91 dribbling, tanta roba e 92 di composure. Poi ha 89 di forza fisica con 90 di stamina, 91 di elevazione e 91 di aggressività. Quindi un giocatore che fisicamente è indubbiamente valido, perché con 89 di forza fisica dovrebbero renderlo un giocatore molto molto valido, il 91 di aggressività dovrebbero renderlo un giocatore aggressivo, esattamente come era nel calcio reale. L'elevazione non è affatto male. 91 dovrebbero riservarci un bello spot per i colpi di testa. Non dimentichiamo poi i 5 di skill e i 4 di piede debole, che comunque gli permettono di essere abbastanza imprevedibile dal punto di vista di skill, del dribbling, e comunque il piede debole 4 non è male. Bene, quelle erano le statistiche off game, quindi adesso andiamo a vedere in game come si comporta e valutiamo quali sono i pro e i contro di questa carta. Partiamo dai pro, perché comunque, come sempre, partiamo dalle cose positive di questa carta e poi andiamo a vedere quelle negative. Indubbiamente il tiro. Quell'85 di finalizzazione che vedevamo nelle statistiche non è un 80, cioè non lo so se è dovuto al meta, che comunque si segna molto facilmente in area di rigore in certe situazioni, o è dovuto all'elevata valore di determinate caratteristiche, quindi il 91, 93 di tiro al volo, 92 di potenza di tiro, altre caratteristiche che magari essendo talmente alte, anche se non è un 91 di finalizzazione, non si sente, però insomma non è assolutamente un problema, anzi è un grande finalizzatore, segna moltissimo, tira delle botte allucinanti, segna a giro, segna in tutti i modi, driven, shot e così via. È veramente difficile da difendere un suo tiro per un portiere. Difatti,
è un tiratore incredibile. Io adesso rileggendo le statistiche, dopo averlo provato, mi stupisco che abbia 85 finalizzazione, perché io nella mia agendina ho messo il tiro come primo pro di questa carta, perché mi ha stupito per quanto fosse indifendibile in termini di shooting, quindi ogni volta che tirava era gol, e infatti il tiro mi ricordava molto quello nei vecchi FIFA di Ronaldo il Fenomeno o di altri tiratori di un certo livello, di conseguenza è un tiratore veramente incredibile. Poi, come seconda caratteristica, abbiamo il dribbling. Il dribbling non inteso come ogni caratteristica, ma proprio il dribbling, quindi magari possiamo metterci il controllo del pallone, il dribbling come dribbling a sé stante, aggiungiamoci le mosse abilità che indubbiamente aiutano, ma è un giocatore davvero difficile da difendere, un po' anche a sopperire comunque altre mancanze di questa carta. Il dribbling lo aiuta a essere un giocatore veramente difficile da marcare, infatti è molto bravo a girarsi velocemente nel dribbling, col dribbling. E questa è una caratteristica importante perché è molto veloce a fare delle mosse abilità, è molto veloce a dribblare il giocatore, ha una discreta, diciamo, anche se non agilità come agilità, ma agilità nel dribbling. Quindi quando fa una mossa abilità, quando fa un dribbling con RB, con leggera il dribbling, quando fa un bridge o altro, lo fa molto velocemente e diventa veramente difficile togliergli il pallone quando lo fa con quella velocità. Quindi è molto difficile da marcare, è molto bravo a concatenare le skill, è molto bravo a usare anche le sue altre caratteristiche all'interno del dribbling, quindi il fisico, altre determinate caratteristiche che ha, e diventare difficile da marcare. Di conseguenza, poi anche i suoi traits, il suo dribbling, eccetera, eccetera, gli permettono di farlo meglio di altri giocatori, perché ricordiamo che quest'anno il valore alto nelle caratteristiche, determinati trait, rendono i giocatori più forti e più validi in determinati momenti della partita. Altra caratteristica molto importante è, l'ho messa per ultima perché si avvicinava a Ni per alcune partite, ma poi provandolo mi ha ricordato alcuni giocatori, la velocità. La velocità non è affatto male. Io all'inizio ho detto, ma sai, 86 di accelerazione, 88 di velocità scatto. Il rischio era che magari, essendo che il meta per adesso, per quello che conosciamo, sembra essere molto basato anche sulla effettiva velocità dei giocatori, l'idea era che potesse anche essere non il più veloce di tutti. Poi provandolo per bene, è veloce, cioè magari il primo passo, l'accelerazione, appunto che è 86, si nota perché comunque non è che raggiunge la velocità, però la raggiunge e dopo un passo incomincia a correre tanto, e lo stile di corsa, unito forse alla potenza del suo fisico, mi ricorda molto la velocità di Ronaldo, cioè non è veloce come Ronaldo il Fenomeno, ma lo stile di velocità di corsa, di movimento del corpo, mi ricorda molto quella del Fenomeno. In game di FIFA, ovviamente, non nel calcio reale. E poi la metto in una via di mezzo tra il sì e il ni, è la forza fisica, perché non spenderò molte parole su questa cosa perché servirebbe più partite per poter dare un valore su questa caratteristica, un giudizio effettivo. Però non mi è sembrato così forte fisicamente, nel senso lo è, ma non mi è sembrato facile utilizzarlo come mi sarei aspettato, dato il 89 di forza fisica. Non lo so, non lo so, potrebbe essere stato un insieme di cose, magari io che non l'ho usato bene in quelle partite in cui ho voluto provarlo, però effettivamente a me non è sembrato il più veloce di tutti. D'altro lato, l'agilità in alcuni momenti, perché comunque è un po' pesante come giocatore, però ripeto, il dribbling sopperisce a questa cosa e permette di utilizzarlo indipendentemente dal fatto che magari non è il giocatore più agile della storia. Non ho avuto modo di provare il colpo di testa a sufficienza per inserirlo in questa valutazione, però sulla carta dovrebbe essere un ottimo saltatore con un'ottima precisione di testa, quindi essendo che quella è meta dovrebbe essere una cosa molto valida. I tiri al volo molto importanti pure, perché comunque con quel cross buggato con RB o R1, che sia Xbox o Play, quello è molto buggato ed è importante avere il tiro al volo, quindi ha le caratteristiche meta. Però prima di andare a valutare se è worth o meno
Allora, innanzitutto, stile intesa. Guardando così le caratteristiche, possiamo dargliene 2 o 3 alla fine, perché se sto guardando le caratteristiche, ci sono tante possibilità. La prima, che secondo me è la soluzione migliore, è cacciatore, perché comunque gli dà molta velocità e gli dà più finalizzazione, che magari, sai, a lungo andare potrebbe sentirsi quella carenza di finalizzazione. Un'altra caratteristica potrebbe essere il motore, lo so, adesso partite col meme felicissimi, però comunque gli dà velocità, agilità, equilibrio e un po' di passaggio, quindi migliorando alcune delle caratteristiche in cui peccava, e secondo me quella potrebbe essere un'altra alternativa. Come posizionamento invece non lo utilizzerei COS COD, può farlo probabilmente, visto anche il meta, ripeto, ha un sacro sare, quindi quello è importante. Sicuramente fisico, sicuramente stacca di testa, quindi cross dall'altra parte potrebbe segnarli, sa tirare al volo, quindi potenzialmente forse può anche workare lì. Io più lo utilizzerei come trequartista, che secondo me è il ruolo dove si esprime meglio, o in alternativa in attacco o in un attacco a due, secondo me in questi 3 ruoli dove si sa esprimere meglio, però credo che possa ruotare in qualunque zona offensiva della partita senza problemi. D'altro lato, la domanda ora è worth? Costa 3 milioni e mezzo al momento su Xbox e 2 milioni e 9 su PlayStation. È worth indubbiamente, è sicuramente meta, per quello che conosciamo ora del meta. È sicuramente un giocatore competitivo adatto a FUT Champions, che quest'anno tornerà a essere un po' più legato al mondo competitivo, quindi è importante anche in FUT Champions utilizzare i giocatori giusti. E soprattutto è molto forte. A me è piaciuto molto, ha stupito. È sicuramente una carta valida. Può essere che tenterò di averlo in squadra. Però a 3 milioni e mezzo prendiamo tanti giocatori, quindi non so se a questo prezzo sia valido, perché comunque c'è l'hype della carta nuova, quindi indubbiamente quello fa tanto, però c'è il Samuele Eto'o base a 2006, cioè se io dovessi prendere una punta, prenderei Samuele Eto'o a 2006 piuttosto che spenderne 3 milioni su Cantona. Trequartista è un altro conto, però dico una punta. Poi abbiamo comunque altri giocatori che sappiamo benissimo essere molto molto validi, per dire Cruyff Baby sta a 2 milioni e 9 anche lui, quindi ci sono delle alternative. Però insomma, non gira a prezzi lontani dalle top carte in game. Secondo me il prezzo giusto sarebbe 2 milioni, 2 milioni e 2 per quello che ho avuto modo, 2 milioni e 3, 2 milioni e 4, paragonando agli altri prezzi che girano. Poi magari mi sbaglio ed è talmente forte che va bene a quel prezzo rispetto al meta anche. Però insomma, questa è un po' la mia opinione, però indubbiamente è valido. Bene, una cosa che non ho mai fatto e che ho deciso di fare oggi, e infatti lui mi sta odiando perché vedete dalla sua faccia che si è appena svegliato, volevo coinvolgere Diego e poi vediamo se anche Fabio viene perché deve partire tra poco e chiederti un po' la tua opinione su Cantona Baby perché anche tu l'hai provato, se non sbaglio. A me è piaciuto, personalmente, anche se le prime partite notavo un po' di mancanza di velocità. No, era un campione. A te piace, cioè cosa ne pensi? Velocità, tiro, dribbling? Qual è la tua opinione? Fortissimo. Dacci un'opinione costruttiva! Ok, diamo un'opinione costruttiva a questo Cantona. Personalmente, fortissimo. Unica pecca, magari il 5 di piede debole, anche se non è così tanto importante come l'anno scorso. E funziona tantissimo con i fake shot in diagonale, quindi prende lo sprint boost incredibile. E anche con lo scoop turn se ne va via in una maniera strepitosa. Però ragazzi, questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!